L'Aquila è un test soprattutto per quello che rappresenta rispetto agli errori che hanno commesso sia il PD sia il PDL sulla questione della ricostruzione. E quindi noi abbiamo fatto una scelta di essere terzi con un candidato come Enrico Verini, che è fortemente radicato sul territorio, che ha già dimostrato di avere consenso proprio per denunciare il fallimento in questa città dei due grandi partiti. Sia a livello regionale sia a livello comunale sono stati commessi degli errori. Se la situazione all'Aquila è quella che è, perché i due grandi partiti non hanno avuto la capacità di trovare le soluzioni necessarie e noi ci offriamo come alternativa rispetto a questi errori. Dopo le elezioni amministrative probabilmente ci sarà uno sconvolgimento soprattutto nei risultati delle grandi forze politiche. Questo potrebbe aprire la strada alla nascita di nuove coalizioni. Noi auspichiamo che si possa dar vita ad una coalizione responsabile che parta dalle forze del terzo polo e che si allarghi alla società civile, a quanti vogliono dare un contributo alla politica per dar vita ad una piattaforma programmatica per le prossime elezioni politiche. Noi siamo stati i primi sostenitori del governo Monti e riteniamo che debba andare avanti fino all'ultimo giorno della legislatura. Non deve farsi condizionare dai partiti. I partiti politici, a cominciare dal PDL, cercano di condizionarlo o di delegittimarlo. Deve mandare in Parlamento le riforme che servono al Paese e poi dire ai partiti che ognuno deve assumersi la propria responsabilità. Se non ci fosse adesso il governo Monti, e c'è grazie al coraggio di Futuro e Libertà, l'Italia sarebbe più vicina alla Grecia che all'Europa. La riforma del lavoro è indispensabile, non bisogna fermarsi al totem dell'articolo 18. Dobbiamo, più che preoccuparci della flessibilità in uscita, preoccuparci della flessibilità in entrata. Il problema in questo paese non è chi licenziare, ma come assumere i disoccupati. No, noi adesso chiediamo il voto per il primo turno, poi i risultati faranno analizzare quello che sarà un eventuale secondo turno, anche perché noi ci aspettiamo, diciamo, da queste elezioni amministrative in tutta Italia e quindi anche e ancor di più all'Aquila degli sconvolgimenti rispetto ai dati precedenti. Ma io vorrei che la sua presenza fosse di sostegno alla città più che a me in questa campagna elettorale. Ho sempre detto che la scelta di stare in un partito piuttosto che in una lista civica deriva dalla necessità che secondo me ha l'Aquila di avere dei collegamenti con Roma, perché è Roma che dà soldi, è Roma che fa le leggi anche per la ricostruzione. Quindi è una scelta, è una presenza importante. Oggi a lui chiederemo degli impegni precisi e sono i seguenti. Innanzitutto il mantenimento degli agenti di polizia che sono stati aggregati alla questura dell'Aquila dopo il terremoto, ne sono rimasti 52 mi pare, vengono continuamente prorogati, chiediamo a lui uno sforzo affinché questa presenza venga in qualche maniera resa stabile e non più precariamente mantenuta di rinnovo in rinnovo. La seconda misura che chiederemo è una organica misura speciale dal punto di vista economico sulla città, perché noi riteniamo che questa città abbia bisogno di un provvedimento che diciamo, chiuda tutto il contenzioso fiscale che i cittadini hanno con lo Stato, magari al 10% un condono tombale che ci permetta di ripartire. Da questo punto di vista anche noi faremo la nostra parte, infatti senza chiedere niente a nessuno abbiamo deciso che le prime tre delibere, non chiacchiere, che presenteremo se vinceremo questa battaglia saranno in questa direzione. La prima, tutto il contenzioso, tutte le multe, tutto ciò che riguarda la tassazione del comune nei confronti dei cittadini aquilani del passato la chiudiamo con un 10% rateizzabile. La seconda, noi così come stanno facendo tanti altri posti in Italia vogliamo mandare via da questo territorio Equitalia perché riteniamo che abbia un comportamento assolutamente immorale e non accettabile, perché siamo anche consapevoli del fatto che Equitalia non recupera somme che vanno a finire al comune. Equitalia, siccome la gente non può pagare, l'unica cosa che ottiene è che fa perdere la casa, fa perdere le auto e spesso purtroppo anche la vita ai cittadini e non è accettabile. Creeremo una struttura nostra in house che abbia il compito di riscuotere i tributi ma che lo faccia anche con un'umanità diversa che è necessaria qui. E la terza, così come hanno fatto già tre comuni in Italia, una delibera per l'abbattimento dell'IMU sulla prima casa al 90%, perché pensiamo che sia assolutamente sperequativo avere una città in cui una parte di essa che vive nel progetto case è esentata dall'IMU e una parte che ha la casa agibile invece deve pagarlo. Non siamo nelle condizioni di poterlo fare, quindi questa è una competenza nostra e lo faremo, è la nostra forte proposta, fortissima,
Noi l'IMU sulla prima casa lo abbattiamo del 90%, siatene certi.